L'esempio degli ITS ci dimostra nei fatti e nei numeri che quando scuola e mondo del lavoro dialogano, si trovano insieme per affrontare il tema del lavoro e dell'istruzione, i risultati si vedono. Quando sono nati nel 2010 c'è stato un forte dibattito culturale, molto acceso anche in Parlamento. C'è chi diceva svendete la scuola al mondo dell'azienda, privatizzate la scuola. Ecco, oggi invece il dibattito anche parlamentare è molto differente. Chi tocca gli ITS ha una serie di interrogazioni contro. Questo è un aspetto che io giudico assolutamente positivo. Cioè sta crollando un po' un muro ideologico che divideva scuola e mondo del lavoro. Anche perché deve crollare. Abbiamo il 44% di disoccupazione giovanile. I ragazzi dei tecnici e dei professionali abbandonano la scuola per il 20%. Abbiamo oltre 2 milioni di nette, coloro che non studiano e non lavorano. Cioè è segno che questi numeri ci dimostrano che scuola e mondo del lavoro devono dialogare e gli ITS ci dimostrano che quando dialogano i risultati si vedono. Sono oltre 600 le aziende, le imprese, piccole o grandi, in Italia che sono all'interno del sistema degli ITS. Sono oltre 6.700 i ragazzi ad oggi in corso, il primo e il secondo anno. Stanno aumentando più 50% rispetto al primo biennio, gli ITS, le fondazioni e soprattutto i corsi. Sono ormai attive in tutte le regioni italiane. È il segno quindi che quando questa contaminazione c'è, i ragazzi rispondono e le aziende rispondono.